possiamo dare inizio a questa conferenza stampa convocata per presentare un evento, un importante evento in programma il prossimo 25 novembre a Palazzo Pitti in Sala Reggia nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Io vado subito a ringraziare gli organizzatori e gli amministratori che sono con noi, a partire dal vice sindaco Luisa Ciandella, buongiorno. Grazie all'assessore della cultura Poli Iacoli, grazie e buongiorno alla consigliera per l'opportunità Daniela Bizzarri, buongiorno ad Antonello Batterocchi, sì ci siamo, e un grazie ad Elisabetta Irrera, buongiorno, Elisa Anzelotti e Silvia Sant'Agata. Durante la conferenza stampa andremo poi a definire i ruoli di ognuno di voi. Io al momento lascio la parola alla nostra consigliera Bizzarri che ci introduce nell'evento in programma per il 25. Prego, consigliera. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Chiaramente penso che sia importante rilievo questa giornata che si ripete praticamente dal 1999, è stata infatti istituita il 25 novembre del 99 e è stata scelta questa data proprio come giornata internazionale per l'eliminazione sulla violenza alle donne dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data che fu scelta proprio questa data da un gruppo di donne attiviste che si sono riunite a Bogotà nel 1971. Chiaramente non è che con questi eventi uno vuole diminuire il valore di queste giornate, perché questi eventi si fanno più che altro per porre ancora di più l'attenzione per quanto se ne voglia dire, come l'8 marzo, la festa delle donne, si ricordano degli episodi e si ricordano delle cose che durante l'anno noi vediamo quotidianamente sulla televisione e sui media. Purtroppo è un fenomeno in via di espansione, non è un fenomeno che va ridotto nonostante ci sia una forte mobilitazione sia delle forze dell'ordine e anche delle idee che vengono proposte sia dal governo che dalle regioni. Per dare qualche piccolo numero solo vorrei dire che oltre 100 sono i femminicidi dall'inizio dell'anno, dall'inizio di questo anno. In pratica uno su tre giorni. La metà tra i 25 e i 54 anni, e tra questi il principale numero di vittime riguarda gli ultimi 64 anni. Il numero più elevato invece è nella fascia 25-34 anni. C'è da dire comunque in ogni modo che sia, come vedevo prima, il governo si sta anche muovendo, perché lo scorso giugno alla Camera e al Senato è stata ratificata la Convenzione di Istanbul e quindi è diventata legge anche oggi per noi in Italia. Anche la Regione Lazio è molto sensibilizzata a questo fenomeno, tanto è vero che sono stati stanziati 600.000 euro per progetti contro la violenza alle donne e ci darà quindi anche la possibilità non ai comuni ma a tutte le associazioni che poi magari vorranno collaborare con il comune di mettere in evidenza e di mettere in piedi dei progetti che andranno a migliorare o sensibilizzare o formare dei gruppi di donne che potranno, perché non è che ce ne sono tanti purtroppo oggi di centri di ascolto o di centri di accoglienza per le donne. Anche leggevo nella manovra finanziaria che sono stati previsti 60 milioni che sono destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne e al sostegno
delle imprese femminili. Come dire, sembra che ci sia una attenzione più dettagliata anche qui nel nostro territorio. La prefettura ha attivato un centro proprio per unire tutte le forze e credo che ci sia veramente la necessità di fare questa cosa e di fare di più. Io sono sempre stata dell'avviso che una cosa molto importante sia quella di dedicare un po' tutti una parte all'ascolto, perché stiamo vivendo in un mondo dove abbiamo tutti tanto cose da fare, abbiamo tutti tanto di corsa e non ci soffermiamo magari ad ascoltare quelle persone che magari avrebbero anche semplicemente solo il bisogno di potersi sfogare o di avere un piccolo consiglio. Certo, una grande mano ce lo stanno anche le forze dell'ordine che si sono tutte organizzate, facendo squadra anche con il progetto della prefettura e noi ci auguriamo, auspichiamo che veramente facendo rete e facendo squadra si possa veramente promuovere anche nella nostra città, nella nostra provincia, dove in effetti ci sono stati tanti fenomeni, non è che Viterbo e provincia sono esclusi da tutto da tutti questi numeri che io ho elencato, anzi diciamo che ce ne sono stati diversi in quest'anno. Noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa proprio per avere questo evento spettacolo di cui poi parleranno gli ideatori e soprattutto coloro che lo hanno già fatto con un successo lo scorso anno in un altro comune della provincia di Viterbo. So che comunque particolare attenzione viene data anche da Lanci, poi magari Luisa sarà più precisa, e anche da un'associazione che è un Women, è un'associazione nazionale che praticamente ci ha chiesto di aderire ad un progetto proposto proprio dalle Nazioni Unite che ci dice che tutte le città che hanno aderito a carattere nazionale e internazionale il giorno 25 illumineranno un palazzo di colore arancione. Noi abbiamo per questo deciso di illuminare il palazzo di Priori di arancione e aderendo a questa iniziativa contemporaneamente tutte le città che aderiranno avranno un monumento particolarmente storico o bello della loro città che sarà illuminato di arancione. Questo è anche per dire che siamo tutti, tutto il mondo è solidale, vuole essere solidale in questa giornata. E perché poi abbiamo aderito a questa iniziativa? Abbiamo aderito a questa iniziativa per fare in modo che a carattere nazionale e internazionale Viterbo sia partecipe, anche perché, anche grazie a voi, questo ve lo chiedo al di fuori della conferenza stampa, che siete molto bravi a fare le foto, a fare i filmati, se poi ce li volete girare anche per copyright, per carità di Dio, noi sarà nostra cura potete mandare come da progetto dell'associazione Women, mandare filmati della nostra città illuminata, filmati delle nostre iniziative che poi verranno trasmessi su un praticamente una sorta di documentario che girerà per tutta l'Italia, per tutto il mondo, finendo poi in una grossa manifestazione che si terrà a New York. Io per il momento mi taccio e credo di aver dato l'idea di quanto questa cosa sia fondamentale, importante per me che ho questa delega e per tanti anni mi sto battendo per queste problematiche. Ricordo anche una cosa molto importante, le pari opportunità non sono solamente per le donne, le pari opportunità sono per gli uomini e per le donne, anche alcuni uomini stanno vivendo momenti di difficoltà. E
Ma è giusto che anche molti uomini siano, come dire, aiutati a non commettere poi questa sorta di fenomeno. È una cosa questa importante e ritengo che alcuni progetti, nello specifico quelli della Regione Lazio, sarà pure quello di rivolgere uno sguardo alla persona maschile, agli uomini, e sensibilizzarli affinché questi episodi possano diminuire con l'aiuto sia dell'uomo che della donna. Grazie. Ringraziamo la consigliera di pari opportunità Daniela Pizzarri. Io mi allaccio a quanto detto, vi rinnovo la disponibilità dell'indirizzo dell'ufficio stampa per raccogliere il materiale a cui accennava la consigliera e farò io da tramite tra voi e lei per poi trasmetterlo al destinatario finale. Lascio la parola al nostro vicesimo Luisa Ciambelli. Sì, grazie, solo per una battuta. Per ringraziare intanto Maria Pizzarri per il lavoro che porta avanti da anni, non da questa legislatura, da disposizione delle donne in difficoltà e non solo delle donne in difficoltà. È stata sua premura, proprio per onorare la delega che il sindaco ha voluto riconoscere nell'ampio curriculum che può vantare, a realizzare insieme all'assessore degli angoli questa iniziativa molto importante, per cui ringrazio ovviamente tutti coloro che parteciperanno, sia dal punto di vista organizzativo che proprio dal punto di vista della produzione dello spettacolo. Io faccio il mio breve intervento in virtù del fatto che sono una donna e quindi probabilmente ancora più sensibile al tema, e come membro del Consiglio nazionale dell'ANCI, che tanto si è speso proprio per cercare di sensibilizzare e di divulgare le iniziative che su tutto il territorio nazionale i comuni vorranno rappresentare. Il nuovo neo presidente ANCI, eletto lo scorso 14 ottobre, De Caro, tramite la sua relazione ha avuto modo di analizzare e spendere più di qualche parola nel suo intervento proprio per questo tema, dimostrando una grande sensibilità che anche grazie alla rete degli enti locali si può diffondere. È evidente che il problema, più che un problema, è una piaga sociale che di fatto colpisce a prescindere dal livello culturale delle persone, siano esse uomini che si macchiano di tale infamia, sia di donne che la subiscono. Ho avuto modo di assistere a un'intervista recentemente da parte di quella ragazza che è stata poi schiacciata con l'acido, in volto proprio a causa, insomma, di questo compagno, di questo collega, era un avvocato, immaginate, quindi non è che parliamo di gente che non conosce la legge o che non è tenuta a farla rispettare ogni giorno, eppure questa è la contraddizione insita nella cultura, probabilmente di qualche uomo, ma anche della società. Molto spesso, al di là della nostra formazione, siamo naturalmente portati, forse cresciute, non so se è il rischio di dire cose imprecise, ma io intravedo questo rischio. Noi donne rischiamo di essere cresciute anche in ambiente familiare, anche il più possibile, con una certa sudditanza o tendenza a sopportare alcuni atteggiamenti maschili che invece andrebbero da subito stigmatizzati e annientati. È evidente che noi come donne dobbiamo agire e per tutelarci dal punto di vista diretto nella relazione con gli uomini, ma anche e soprattutto qualora avessimo la fortuna di avere dei figli maschi, incidere proprio nella loro formazione e nel loro animo per evitare per quanto possibile le tragedie di ogni giorno. Quindi anche qui un lavoro molto, molto lungo che ovviamente riguarda le persone, in quanto tale non abbiamo soluzioni facili a problemi complessi. Io auguro un buon lavoro a tutte e auspico un'ottima riuscita, ne sono certa. Buon lavoro. Grazie al vice sindaco Ciambella. Lasciamo la parola a Elisabetta Irrera, curatrice dello spettacolo.
Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. Io sono molto contenta di essere qui oggi con voi. Ringrazio Daniela che ha parlato, che è stato il mio mentore, diciamo, in questa situazione, che ha accolto il progetto, l'ha sentito. E ancora prima c'è stata Maria Rita De Sandris, che è stata un altro anello importante di questa vicenda, e naturalmente l'assessore degli Iacoli che è qui, e ringrazio anche il vice sindaco che ha parlato, devo dire anche per me, perché alcune cose che lei ha detto le stavo pensando anch'io proprio adesso. Questo evento nasce qualche anno fa. Nel momento in cui ho letto questo libro, che è uscito nel 2005, mi pare, Bruciata Viva, la storia di questa donna araba che ha il coraggio di raccontare questa vicenda sua, personale, vera, di vita, veramente molto drammatica, come poi vedrete, speriamo che sarete tutti presenti venerdì. Però è una storia di violenza, indubbiamente, di sopraffazione, di... È una storia tragica, che però ha un risvolto estremamente vitale, estremamente coraggioso. È veramente una donna coraggiosa che rinasce dalle sue stesse ceneri. Quindi è un'immagine bellissima quella che abbiamo di lei durante l'evoluzione dello spettacolo. E mi ha così toccata profondamente quando ho letto questo libro. Nel senso che io non ho per fortuna mai vissuto una vicenda così drammatica. Stiamo parlando della Cisgiordania, succedono anche qui queste cose, lì è una cosa più normale, più abituale, che non viene punita dalla legge in certe situazioni sociali, tipo questi villaggi dove appunto vive lei, vive e cresce lei. Quindi non è una cosa che io ho vissuto personalmente, però mi ha toccata profondamente il senso profondo della violenza. Cioè, ho sentito dentro di me la presenza dei segni della violenza dentro di me, e io penso che sia un po' in tutti noi, perché a livello culturale, a livello familiare, appunto viviamo, cresciamo in qualche modo alimentando questi segni, anche a livello inconsapevole. E quindi il lavoro che secondo me, che io ho sentito di voler fare, che già stavo facendo nel momento in cui ho letto il libro, era principalmente su me stessa. Quindi riconoscere dentro di me quali sono questi segni di violenza che io posso manifestare nella mia vita, nelle mie parole, nella mia comunicazione con le persone vicine o meno vicine. Quotidianamente posso assistere a scene di violenza che hanno un effetto su di me, una reazione. Posso anche io creare, scegliere di creare violenza nella mia vita personale, con i miei vicini, con il mio atteggiamento mentale verso la vita, per esempio nel voler dominare o sopraffare qualcuno che è vicino a me, che può essere mio partner, mio figlio, eccetera. Perché sento che quello è l'unico modo in quel momento che ho di difendermi in certe situazioni difficili. E così, al contrario, subisco violenza. Anche se non parliamo di violenza a questi livelli, sto parlando di violenza in senso generale, violenza psicologica, violenza emotiva, violenza verbale, che viviamo tutti, ne sono convinta, tutti viviamo nelle nostre vite. Quindi il lavoro che voglio fare e che mi piace condividere con voi attraverso questo spettacolo è cercare di sentire le corde che si muovono, che si muoveranno durante lo spettacolo dentro di noi, vedere cosa va a toccare personalmente della nostra storia personale e lì andare a lavorare noi stessi, perché noi possiamo trasformare noi stessi da dentro e trasformare la nostra vita, le nostre relazioni, e da lì nasce il lavoro che possiamo fare. E quindi nella nostra casa, per esempio,
creare pace attraverso il rispetto, attraverso l'ascolto, come diceva Daniela, perché non abituarsi di nuovo, forse non siamo mai stati abituati, perché la vita è in evoluzione, quindi sicuramente stiamo vivendo un momento di trasformazione epocale in cui le donne e gli uomini stanno facendo un esame della loro posizione uno verso l'altro e ci dobbiamo aprire, dobbiamo cambiare un po' il modello maschilista, patriarcale in cui ancora viviamo. Io non sono femminista, ma è evidente che ci sono ancora, c'è un retaggio enorme di questo ancora nella nostra vita pratica, anche nei paesi più evoluti, anche in Islanda, dove le cose sono molto diverse, ma c'è ancora, quindi è ancora un lavoro che dobbiamo fare, secondo me, tutti nella nostra vita, nella nostra famiglia, con i nostri figli, alimentare i segni della pace, dell'amore e del rispetto, piuttosto che quelli della violenza, della rabbia, della sopraffazione. E in ogni momento noi abbiamo l'opportunità di scegliere se andare in una direzione o un'altra, perché possiamo essere vittime o carnefici, ma comunque sia partecipiamo a questo gioco. Quindi non è che la vittima è meno responsabile, lo è anche lei. Quindi noi donne che spesso in questo ambito, in queste situazioni ci sentiamo vittime, siamo noi che dobbiamo portare equilibrio in questa situazione nella nostra vita, uscire da questo vittimismo, perché solo noi possiamo fare, come gli uomini a loro volta. Non è una questione di genere, come diceva Daniela. Purtroppo la storia ci ha insegnato questo, però in realtà è presente tutto in tutti noi, quindi siamo noi che dobbiamo fare la scelta se vivere alimentando violenza o se vivere alimentando altro: pace, amore, rispetto, comprensione, ascolto. Quindi il mio desiderio con questo spettacolo, che ho piacere di condividere con le mie colleghe, amiche, e con Antonello, che è un uomo, e sono felice che sia tra noi anche lui come uomo, è il desiderio profondo di fare questo processo di cambiamento, di trasformazione. Quindi spero che chi verrà lo sentirà e qualcosa scatterà dentro, come è scattato in me. Grazie. Grazie ad Elisabetta Guerrera. E ora ascoltiamo Elisa Anzellotti, che di questo spettacolo ha curato anche le coreografie. Sì, buongiorno. Io curo la parte coreografica di questo spettacolo perché Elisabetta, ci siamo conosciute molti anni fa quando mi ha proposto questo libro, mi ha sottoposto soprattutto alla lettura e l'ho dovuto prendere a piccoli dosi. È un libro, non è molto grande, ma va letto pian piano perché è veramente molto forte. E da lì ho appoggiato subito la sua idea, perché dico sì, si deve fare qualcosa, bisogna che questa storia si sappia, ma questo è un modo per partecipare alla lotta, per fare un qualcosa, per gettare un seme. E anche se appunto può sembrare che questa sia una storia di un paese lontano, possiamo pensare che sia un popolo dove non ci sia cultura, che non ci sia in un certo modo un'evoluzione come nei nostri paesi moderni, in realtà non è così, perché abbiamo visto poi di ragazze bruciate anche qui in Italia ci sono state e sono passate inosservate agli occhi della gente. Ma le forme di violenza sono tantissime sicuramente, e una forma di violenza può essere anche quella di non potersi vestire come si vuole, può essere giudicata. E quindi la parte della danza ritengo che sia anche molto interessante, perché innanzitutto si esprime tutto quello che c'è nel libro con il corpo, e il corpo è spesso, no, l'oggetto della violenza e l'oggetto del giudizio. E quindi un corpo che non parla con la voce, ma parla con il movimento. Ci saranno dei pezzi danzati sul silenzio o semplicemente sulle parole, quindi verranno in qualche modo mimate queste parti recitate in una sorta di teatro danza. E ci sarà un'evoluzione in questa parte danzata e anche nella parte musicale. Tutte le scelte sono state fatte accuratamente, non pensiero dietro sia a quella che è la coreografia, a quello che è il vestito, a quelle che sono le musiche. E ci sarà un crescendo
nella danza, nella musica, nei costumi, perché si finirà con una danza che è molto particolare, la danza con la spada, dove si danzerà con la spada sulla testa. E questo è un simbolo, questa spada è il simbolo delle armi, è un simbolo tra l'altro anche fallico, quindi è un simbolo maschile. Quindi si mette sulla testa perché tu mi opprimi con la forza, con la mascolinità, però il mio corpo sotto che danza è libero, la mia anima è libera, quindi tu puoi opprimere il mio corpo, ma la mia anima non l'avrai mai. E questo è l'ultimo pezzo, perché è una sorta di liberazione, una sorta di affermazione di quello che è la lotta, di quello che può essere la forza di una donna. Donna che però viene aiutata da altre donne, quindi ci sarà anche una parte che è legata molto alla speranza, alla rinascita, però grazie a un aiuto collettivo, a un aiuto che viene in questo caso appunto da altre donne. Anche quando sembra che tutto è finito, che non ci siano più speranze, in realtà bisogna rialzarsi, bisogna vedere e rendersi conto che si hanno delle forze dentro di sé, si hanno delle ali che possono essere riaperte. Quindi questi sono dei piccoli messaggi, vedo quindi delle anteprime della parte coreografica che si vogliono mandare appunto con la danza. Grazie. Grazie a Elisa Anzelotti, ascoltiamo la Sinfa San Carlo. Buongiorno a tutti, io sono Silvia e interpreto in questo spettacolo il ruolo di Jacqueline, che è una donna che lavora per un'organizzazione umanitaria e che a un certo punto comprende che esistono diritti d'onore nel luogo dove lei aiuta persone e bambini, e nonostante la sua presenza per 7 anni sul territorio, lei si rende conto solo dopo 7 lunghi anni che esiste questa realtà. Una realtà coperta, una realtà diciamo oscurata, che non viene fuori facilmente. Quindi lei comprende e aiuta questa donna, vuole andare a vedere con i suoi occhi che cosa succede, chi è questa donna, questa ragazza, questa giovanissima donna che è stata bruciata, che i genitori hanno cercato di bruciare. E quando la va a trovare comprende che la sua missione, il suo scopo è portarla via, portarla in un altro paese dove lei possa recuperare la sua dignità umana, essere vista, potersi rifare una vita. È molto toccante, molto commovente questa amicizia, questa solidarietà che nasce tra Suad, questo è il nome della protagonista, e Jacqueline, soprattutto perché questa ragazza, questa giovane donna è profondamente ferita nell'amore paterno e materno. Lei non è sostenuta da nessuno, c'è un odio profondo da parte del padre e da parte della madre, è come se lei non avesse genitori, perché questi genitori possono uccidere da un momento all'altro i propri figli, e lei dichiara di essere meno di un animale nel luogo dove vive, e quindi vive con la costante paura di morire, sgozzata come un agnellino. Questa cosa è molto forte, è molto forte, è stato veramente difficile leggere il libro. È qualcosa che arriva nella pancia, nelle viscere, è una cosa fortissima. Ed è la riflessione che io ho fatto quando ho letto questo libro, è: ma perché io sto così male, come se questa cosa mi riguardasse profondamente, anche se vivo in un paese civile? Che cos'è che mi tocca veramente, no? Cosa arriva? Com'è possibile? Sì, ok, è una storia che fa male, certo, ma io la sento così vicina. Questa è la riflessione che ho fatto, che poi ho condiviso anche con Elisabetta quando ne abbiamo parlato. È così vicino tutto questo. Che cos'è vicino in realtà? Perché quella è una realtà estrema, no? È come se venisse raccontato qualcosa di archetipico, proprio nel dolore, nella violenza estrema. È estremo. È proprio la violenza. La violenza è violenza, che sia essa estrema, più sottile, accennata, velata, dichiarata, è violenza. E arriva, nella sua forma proprio più profonda, arriva. E ancora oggi, quando provo la mia parte, io sento
che arriva un'emozione fortissima e che gestire quell'emozione non è una cosa semplice, perché è molto è come se fosse una memoria del corpo, una memoria, da qualche parte c'è questa memoria di violenza, anche se io non ho vissuto, diceva Elisabetta, no, quel tipo di violenza, no? Io non l'ho vissuta, mi sono successe delle cose che secondo me possono essere considerate violente, ma non a quel livello. E quindi è una memoria che da qualche parte ogni donna ce l'abbiamo, è dentro di noi, e quindi basta poco per farla riemergere. La responsabilità di portare un testo così è forte, dove la violenza è così dichiarata, è una scelta forte di dire esiste questo, è così, in molti luoghi del mondo è così. Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna arrendersi, bisogna parlarne tanto, attraverso anche la bellezza, perché l'arte, gli spettacoli sono bellezza, l'arte è trasformativa, trasforma, con una terapia profonda. Quindi uno spettacolo può essere un seme di trasformazione, che sia esso uno spettacolo, un libro, un concerto, una poesia, la danza, il corpo, come dice Elisa, il corpo non mente mai. E quindi la mente sì, il corpo no. E quindi la danza, l'espressività corporea, è un canale fortissimo per esprimere e per sostenere tutto questo. E quindi ringrazio il coraggio di Elisabetta di aver portato un testo così, perché non è semplice, lei è la protagonista di questo spettacolo, non è semplice entrare in questo testo. Ringrazio Elisa per essere col suo corpo profondamente dentro, attraverso la danza, dentro questo spettacolo, perché ci vuole coraggio per interpretare un testo così. Quanto dire, vabbè, faccio una cosa più leggera, insomma, invece è proprio una scelta profonda. E un'ultima cosa, voglio dire, io credo profondamente che, come ha detto anche la vice sindaco, che noi donne dobbiamo cercare di non accogliere più atteggiamenti di sudditanza, di remissione, dobbiamo smetterla di essere delle brave bambine, non serve a nessuno. È importante che anche tiriamo fuori l'assertività, il potere nel senso buono, non nel senso di dominio, perché il potere femminile non è mai di dominio, perché le donne danno la vita. E non c'è il dominio, c'è l'accoglienza e il contenimento. Chi porta la vita dentro conosce la vita col corpo, dare la vita col corpo, la gravidanza è una cosa concreta, è un'esperienza del corpo. Ecco perché le donne sono agenti trasformativi di cambiamento, ecco perché le donne sono portatrici di pace e hanno bisogno di essere presenti nella vita, nella politica, nella vita pubblica, per portare il, tra virgolette, privato, cioè quello che è la vita quotidiana, che poi è la cosa più importante, no? È la politica prima. Viene prima quello e l'economia della cura, curare, l'importanza della cura, perché se curiamo, se diamo valore risalto alla cura, sicuramente questo aiuterà sia gli uomini che le donne. L'importanza della cura, del lavoro di cura, dell'amore verso dei bambini, di occuparsi degli altri, tutti i lavori a vantaggio delle donne, l'insegnamento, no? È interessante questa cosa, sono le donne a occuparsi di questo. E spesso sono anche i lavori più bistrattati, quelli messi più da parte, non retribuiti. Finché non cambia questo, no? Il paradigma, l'importanza della cura, la società rimarrà quella che è. Quindi grazie di tutto, grazie a voi di essere qui e grazie. Grazie a Silvia Santana. Ed ora ascoltiamo il protagonista maschile di questo spettacolo, Antonello Battenberg. Allora, io parto un po', intanto io sono, non sono un attore, io sono un cantante, musicista country,
questo spettacolo perché sono profondamente convinto che questa problematica viene fuori da un'era di trasformazione che stiamo vivendo tutti. Cioè arriviamo da un mondo che io chiamavo il quarto mondo e siamo arrivati in un mondo nuovo. E io, nel corso della mia età, con le mie esperienze, eccetera, sono un traghettatore della cultura che c'era prima e la cultura che dovrà essere poi. Sono profondamente convinto che la radice di tutta la violenza che c'è nel mondo va ricercata nell'opinione pubblica, nel senso che la violenza scatta quando qualcuno si sente giudicato dalle persone che intorno, dai parenti, dagli amici, dalla società stessa. Perciò io quello che ho curato interpretando questi personaggi maschili è praticamente è quello lì che io voglio mandare, la mia emozione, cioè cercare di cambiare l'opinione pubblica. Io voglio cercare di dare un altro punto di vista al giudizio di tutta la popolazione. Cercare di cambiare il punto di vista. Sicuramente alla base della violenza c'è sempre un giudizio delle persone. Io mi è capitato che le devo emozionare molto quando specialmente leggo la lettera del figlio che manda la madre e chiamo quasi sempre. Questa cosa per me è una cosa molto positiva, perché io posso arrivare a chi mi sta davanti e posso cambiare il pensiero delle persone. Perciò io penso che questo spettacolo vada proprio ad influenzare l'opinione pubblica ed è quello che cercherò di fare per quanto mi è possibile. Perciò ringrazio tutte le donne, non ci sentiamo differenti. Dal punto di vista, adesso ho sentito, le donne siamo prede della violenza, siamo tutti prede della violenza. E in questo speciale momento siamo anche noi uomini prede della violenza, non riusciamo a controllare le cose, perciò abbandonare il controllo, tocca cercare di essere aperti e soprattutto di non sentirsi giudicati. Perché poi è da lì che parte tutta la reazione violenta. L'importante è che si cambia l'opinione pubblica. Grazie a tutti. Niente, volevo aggiungere una cosa che non ho detto prima, che questo evento, spettacolo, che a me mi ha colpito molto, poi avrete sentito anche il motivo per cui mi ha colpito, terminerà con un dibattito. Noi chiaramente abbiamo, ma non una cosa lunghissima, sarà semplicemente uno scambio di pensieri anche sullo scorta di quello che abbiamo veduto. E quindi noi abbiamo pensato di condividere questo dibattito con le principali autorità che stanno sul territorio e che quotidianamente si battono anche per frenare e per aiutare le donne su questi fenomeni. Quindi ne parleremo con il prefetto di Viterbo, Rita Diamanti, con il questore Lorenzo Sturacci, con il pubblico ministero Paola Conti, l'ultima l'origine di una notizia è anche la Procura della Repubblica ha aperto una stanza proprio per i minori e per le donne che hanno problemi di violenza. E ne parleremo anche con Marina Contino, che è il primo dirigente di polizia di Stato della Questura, che è un dirigente dell'anticrimine. E quindi anche lei è una persona che si è molto battuta per le tematiche femminili ancor prima di arrivare a Viterbo. Quindi non è, come avrete capito, è una performance pesante, probabilmente.
che noi dedicheremo alle donne in questa giornata, anche se questa giornata va combattuta tutto l'anno, perché affinché riusciamo a dare anche un piccolo aiuto, questo sarà sempre un miglioramento, anche se minimo, rispetto a tutti gli eventi che quotidianamente succedono. Grazie ancora alla nostra consigliera Pizzani, lasciamo la parola all'assessore Vigliano. Grazie a tutte le donne di cui posso parlare. Scherzo, vedrete che poi le cose che dirò non saranno un po' così disarmoniche rispetto a quello che ha detto. Intanto devo ringraziare Daniela, perché io da meno di 3 anni faccio questo lavoro, diciamo, di essere adulto, e abbiamo fatto tante cose insieme, e mi è sempre una piacere, ma comunque una meraviglia, perché Daniela, con le pochissime risorse che ha, economiche, credo, fa una specie di moltiplicazione dei panni e dei pesci, riesce a fare anche in questa occasione, alla prima, delle cose, diciamo, importanti. Mi ricordo, poi un altro aspetto singolare è che lei predilige la produzione invece che il condominio del racconto. Infatti, quella di venerdì prossimo sarà un'ulteriore prova, ma ricordo qualche anno fa, un paio di anni fa, quell'incontro, quella presentazione all'auditorio di San Leonardo con il comandante dei Carabinieri, che in modo scioccante, insomma, ci ha presentato delle prove, cioè, così, di violenza sulle donne, che insomma, penso che Elisabetta Herrera sarà in grado di, insomma, rappresentare con uguale realismo. Quindi, grazie a Daniela, e credo che le donne possano essere contente di avere una persona che, per quanto può l'amministrazione comunale, diciamo così, persieme sempre con costanza, tenacia, tutti i giorni, non solo il 25 novembre, la causa della donna, è una causa che merita di essere sostenuta tutti i giorni, non 2 o 3 volte l'anno. Io credo che lo spettacolo, diciamo così, che ci sarà venerdì, avrà successo. Elisabetta ci ha mostrato già nel suo intervento le sue capacità di fascinazione, direi. E io sono anche d'accordo con quello che lei dice. Lei ha voluto scrivere, diciamo, questo dramma della violenza contro le donne in un contesto che riguarda sia gli uomini che le donne, che riguarda ciascun individuo che ha all'interno di sé il bene e il male, l'inferno e l'illuminazione, e dipende solo da noi tirare fuori quello che c'è di buono, principalmente per noi stessi, perché solo così si può intraprendere e continuare una strada che ci porta alla felicità, qui però nella nostra vita. E quindi questo però non toglie che oggi, in questo momento storico, ma negli anni precedenti ancora di più, insomma, esiste anche un problema specifico della condizione femminile. Adesso certo non è il momento, anzi il momento sarebbe sempre, insomma, non ci sono condizioni per sviluppare questa cosa. Io sono anche d'accordo con quello che diceva Silvia, mi pare, che insomma, è importante che lo sviluppo della donna nella società, quindi la progressiva comparsa delle donne in funzioni di tutti i tipi, da quelle più alte della rappresentanza politica a quelle più alte nel campo dell'arte, dell'economia,
delle professioni e sarà tanto più, diciamo, proficuo ed efficace per tutta l'umanità, in quanto nella misura in cui la donna porta in queste funzioni la superficialità, cioè non adotta un modello maschile, il modello maschile di potere, di tecnica, di professione, ma ci mette una parte che è la parte diversa, diciamo, della donna rispetto all'uomo, perché così è l'arricchimento e così è anche la libertà, cioè, per essere donna. Poi, insomma, mi sono fatto prendere la mano. Io, ripeto, sono sicuro del successo dell'incontro e faccio i miei complimenti a Daniela per l'organizzazione e naturalmente a tutti gli artisti che interverranno. Io credo di poter dire, per finire, che l'amministrazione comunale di Viterbo, nel suo piccolo, con le sue poche risorse e anche con le sue difficoltà, perché poi la vita è fatta di queste difficoltà, quello che conta non è quello che ci capita, ma come noi riusciamo a reagire, a gestire quello che ci capita, perché nell'amministrazione non può che capitare quello che ci capita tutti i giorni, non è vero che sì. Però l'amministrazione di Viterbo, diciamo, su questo campo di creare le condizioni per consentire un pieno sviluppo delle capacità femminili, posso dire di stare tutti zitti avanti. Guardate che i discorsi che abbiamo sentito oggi da Daniela e da Luisa, che era vice sindaco, oltre che il fatto che, insomma, la nostra giunta è fatta per parità, in quattro donne e quattro uomini, io credo che in questo forse è una delle non tantissime cose di cui possiamo essere contenti. Grazie. Grazie, assessore Degliarmi. Io lascio la parola ai colleghi della stampa per le domande. Sembra sia tutto chiaro, tutto chiarissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Vi aspetto le vostre immagini, le vostre foto. Grazie.